Allora, è primavera. Dato che oggi stiamo qua con i preferiti di Joe, vi devo assolutamente nominare i miei preferiti della primavera. Allora, della primavera mi piace il concetto. Il concetto, secondo me, della primavera è rinascita, ripartenza, darsi dei nuovi obiettivi, viaggiare già in prospettiva dell'estate. È proprio il concetto di primavera che mi piace tantissimo e soprattutto non solo lo vedi e lo noti in te stesso, perché comunque con il cambio di clima, il cambio dell'ora, la luce che invade tutte le nostre giornate, comunque ti viene anche voglia di porti degli obiettivi, crearti dei progetti e via dicendo. Quindi questo è un concetto che mi piace molto della primavera, per quanto non sia la mia stagione preferita. Un'altra cosa che adoro della primavera è il fatto che la natura si risvegli. Sicuramente è per un fattore naturale, appunto, quindi col fatto che le giornate si allungano, il sole bacia la natura, comunque tutto ciò cresce, rinasce, si verdifica, però in generale mi piace molto di più vedere la natura con gli occhi della primavera, quindi comunque tutti i fiorellini, il verde, i prati, i boschi, insomma tutto che riprende vita, anche gli animaletti, insomma quelle cose lì molto carucce. Un'altra cosa che mi piace molto della primavera è che si risvegliano anche i rapporti sociali. Sembrerà assurdo, però non so se a voi capita, nel caso fatemi sapere se non sono sola qua sotto nei commenti, ma durante la primavera riappaiono tutte le persone che erano sparite durante l'inverno. Soprattutto in questo periodo dove comunque vita sociale non abbiamo chissà quanta, capita sempre, ma anche in periodi sani, che inizi dei rapporti, tra virgolette, magari inizi a sentirti con delle persone durante l'autunno o l'inverno, spariscono, nel senso che comunque per un motivo o per l'altro ti senti molto meno. In primavera, puff, riappaiono tutti e ti viene voglia di uscire, ti viene voglia di fare, poi ripeto, in tempi sani è fattibile come cosa, adesso un po' meno, perché per quanto sia primavera e le giornate siano fantastiche, bellissime, caldissime, non si può uscire comunque per ora, speriamo non a lungo perché io non ce la faccio più. Insomma, rifioriscono un po' i rapporti sociali, passatemi il giochino di parole. Un'altra cosa che mi piace della primavera è il clima. Per quanto, come vi ho detto tempo fa l'estate scorsa, la mia stagione preferita è sicuramente l'estate, perché io adoro il caldo afoso, citando Olaf, adoro il fatto che comunque ci sia sempre il sole d'estate, i temporali estivi, però il clima primaverile mi piace molto, perché c'è questa brezzolina che senti proprio l'odore di primavera, il sole comincia a diventare un po' più caldino, quindi comincia a scoprirti un po' di più, è bellissimo ritirare il cappotto e non tirarlo fuori più. L'odore di primavera, il clima primaverile, tutto ciò che concerne il clima mi piace moltissimo, perché è proprio il clima perfetto, secondo me, perfetto per uscire, per andare in giro, da piangere, io sto parlando di cose che non posso fare. Della primavera mi piace anche il mood, rispetto a quello che ho detto all'inizio, quindi il concetto di rinascita, il mood primaverile è sempre quello di riorganizzarsi, quindi viene voglia di magari mettere a posto casa, dargli una pulizia generale, le famose pulizie di primavera, ecco, chiamiamolo così questo punto, mi piace di più, non solo per quanto riguarda appunto gli spazi dove si vive, via dicendo, ti viene proprio voglia di rinnovare, di fare cose, ma anche pulizia, tra virgolette, per quanto riguarda le proprie giornate, per quanto riguarda le persone che si frequentano, insomma, pulizia di primavera, ecco, mi piace questo concetto. Cose che adoro della primavera e che penso solo in primavera si possano fare bene sono le scampagnate, passeggiate a piedi, passeggiate in bicicletta, giri in campagna, scampagnate, ecco, non necessariamente in campagna, in tempi sani magari viaggiando, facendo gite di qua e di là, però queste cose secondo me farle in primavera è la cosa ideale, perché non fa il caldo afoso dell'estate, non fa freddo e quindi devi andartene in giro col cappotto e tutto. Diciamo che è il clima migliore per fare questo tipo di cose ed è una cosa che a me piace tantissimo fare. Aspetteremo la prossima primavera a questo punto. Detto ciò, ho detto tutte le cose che mi piacciono della primavera, i miei preferiti della primavera. Fatemi sapere quali sono i vostri qua sotto nei commenti, magari ne abbiamo qualcuno in comune, magari no, magari mi date delle nuove idee per apprezzare questa stagione.
bene. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un like di supporto. Se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. E se vi piace questo canale, quello che faccio su questa piattaforma, questo video, insomma tutto, iscrivetevi e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo domani con Cartoon Joe. Invece con il prossimo Preferiti di Joe ci vediamo il 22 di aprile. Un bacione e ci vediamo alla prossima e buona primavera a tutti!